Celebriamo i Vespri nell'ottava del Natale, ricordando la circoncisione di Gesù e il nome che gli viene dato, secondo il comando del Messaggero Divino. Dominus vobiscum. Intende qui regisa il suo perché rubim qui spedes appare frem cor excita potentiam tu et veni. Thank you.
Salis eterno Patri, aris trofeo cingere, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetua. Ci sediamo. I cantori eseguono ora un responsorio che ci invita a contemplare il mistero della natività del Figlio di Dio dalla Vergine Madre Maria. Il testo latino dice: Vergine beata e venerabile, che senza intervento di uomo sei diventata madre del Salvatore. Giaceva in una mangiatoia e rifulgeva in cielo. Il creatore del cielo e della terra, del mare e degli abissi, l'autore senza tempo e il Signore di immensa maestà, giaceva in una mangiatoia e rifulgeva in cielo. Thank you.
scabello dei tuoi piedi. Nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, al seno dell'aurora, come già da Dio ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, sei sacerdote per sempre al modo di Melchizedek. Il Signore è alla tua destra, aiuterai nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si detta al torrente e solleva alta la testa. State nella casa del Signore durante le notti. Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore. Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra. Popoli tutti, voi tutte nazioni date di gloria, perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Secoli dei secoli. O Dio, che hai posto a fondamento dell'opera di salvezza l'incarnazione del tuo Verbo, dona all'umanità le grazie che ti implora e fa che tutti riconoscano come unico nome che la nostra speranza può invocare il nome del tuo Figlio unigenito. Nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo. Fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Et misericordiis caritatis, et Brachio suo, dissipavit superbos mente cordis eorum. Exurientes satiavit bonis, et divit estimisit inanes. Locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius usque in eterno. Thank you.
erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magnificat, anima mea Dominum. O Dio, che ci largisci la gioia di questa celebrazione nell'ottavo giorno della nascita del Salvatore, donaci di essere sempre difesi dalla sua forza divina. Non abbandonarci alla nostra debolezza, ora che siamo redenti dalla venuta tra noi del tuo Figlio unigenito, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ogni giorno la preghiera dei Vespri richiama il mistero del nostro battesimo, perché non si smarrisca la nostra identità di figli di Dio. La grazia del battesimo richiede la pace, quella che la colomba portò un giorno nell'arca, la sola a non essere stata travolta dal diluvio. Grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo. Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o
cieli. Rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi. Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu hai voluto, Dio, che l'umanità rifiorisse dall'acqua e dallo Spirito. Dona ai battezzati di amare sempre la tua luce e come figli della luce di irradiare nel mondo il tuo fulgore benefico per Cristo nostro Signore. Adoriamo il Dio con noi, nato dalla Vergine Maria, e con fede diciamo: Figlio della Vergine, abbi pietà. Figlio della Vergine, abbi pietà. Re dell'universo, che ti sei rivelato ai pastori nella povertà di una stalla, donaci di imitare la tua umiltà ineguagliabile. Figlio della Vergine, abbi pietà. Nel tuo nome sono benedette e vivono tutte le genti della terra. Salva quanti patiscono persecuzione a causa del tuo nome. Figlio della Vergine, abbi pietà. Principe della pace, porta la concordia e la tranquillità nel mondo intero. Figlio della Vergine, abbi pietà. Figlio di Dio, nato nella pienezza del tempo sotto la legge, per liberare dal giogo della legge antica, manda nei cuori lo Spirito Santo capace di renderci figli. Figlio della Vergine, abbi pietà. Tu che hai riaperto le porte del Paradiso, accogli nella città eterna i nostri defunti. Figlio della Vergine, abbi pietà. Obbedienti al comando di colui che ci ha preceduto sulla strada del ritorno al Padre, fiduciosamente preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti la Santa Trinità ci salvi e ci benedica. Amen.
Sul foglio distribuito troviamo il canto del Veni Creator Spiritus. È un'invocazione allo Spirito Santo perché assista con la sua grazia la nostra vita lungo il corso dell'anno che oggi inizia. E doni a tutti, uomini e donne del nostro mondo, la pienezza dei suoi doni in vista di una più umana convivenza nel bene, nella pace e nel rispetto reciproco. Ci alziamo. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pecto. Oremus. Tribue nobis Domine Deus, ut qui Iesum Christum pro nobis natum ex Virgine Maria et in croce passum, sub sacramento presente messe credimus et confitemur. Ex hoc divino fonte auriamus perpetue salvationis effectum, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Et tu spiritu, qui mirae sus, qui mirae.
Benedicamus Domino. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Sol, re, sol, la, si, la, sol.